io vi potrei già denunciare, perché questo è una questo è un sequestro di persona. Perché comunque, cazzo, siete qui in tre contro uno, che mi avete fatto andare su, mi leggete un altro. No. Ascolti, perché c'è questo controllo così, cioè, sta cosa qui, sta preoccupazione? Io dico soltanto, ditemi sinceramente, dovete dirmi sinceramente perché siete qui in tre a mezzanotte a farmi queste storie, a dirmi cosa, che lavoro faccio, eccetera, per il vostro portamento. Cosa sono qui a Milano a fare? Sarà cazzi miei, cosa sono a Milano a fare? Ma rompi i coglioni a far così, rompi i coglioni, dà fastidio, cazzo. Ma cos'è? Ma cos'è? C'è una legge per voi, mi dà fastidio perché non siete onesti. Dite il motivo. Dite il motivo, io me ne vado. Dite il motivo perché respiro. Dopo mi ha detto siamo qui vicini. Siamo qui attaccati. Oh, ma cos'è? Io sono qua in una chiesa, sono in un oratorio. Ho finito l'oratorio. Ascolti, state lontani. Perché ecco, fatemi una. Io so benissimo. Allora, innanzitutto gli ho detto che abito qua a fianco, per il semplice fatto che l'ospitalità consiste anche in questo. Se lei ha bisogno il di mio qualcosa, nome, il mio nome ha influito sulla. Ditemi se più non ha influito. Allora, senti, vedi che ho capito. Metta su un cazzo! Stia lontano! Stia lontano, lei mi fa perdere tempo. Non mettimi addosso! Loro sanno benissimo tutto. Ti piacciono i miei video, vero? Ti piacciono i miei video, li guardi i video. Ti piacciono i miei video. Ma non mi frega niente, io sono l'avvocato. E tu che cosa c'è? L'avvocato, mi scusi. Ma io faccio un lavoro. Oh, guarda che mi dà fastidio come ti avvicini, mi dà fastidio come ti avvicini. Non mi devi fare violenza, capisci? Mi dà fastidio. Io faccio il video, sai perché? Mi faccio il video. Perché se tu mi aggredisci, se tu non mi devi. Mi scusi, ma io mi devo dire una cosa. Siete qui in tre a fare cosa? In ogni hotel è così? Questi signori non vogliono riconoscere che il nome Andrea Di Pre li ha. Arriva il conte Dracula, ditelo subito. Un appartamento a 75 euro. Ma mi scusi, la faccio ben alta nella vita. Ehi, zio. Quello faccio di me. Quello faccio di me i miliardi. Zio. Però avete visto? Avete visto? Avete visto? Per cortesia, a casa mia non si grida. Avete visto? Allora, adesso io me ne vado perché non ho tempo da perdere. Però attenzione, avete visto la violenza, la cosa è gravissima? Potevo dirlo prima, cioè, solo per il nome. Però a me, cioè, io non li faccio un cazzo, però li faccio un cazzo, mi fanno pena. Però ti dico, avete visto che roba? Avete visto? Oh, stammi lontano, hai capito? Cosa volete adesso? Io ovviamente non sto in sto manicomio. Statemi lontani! Non mi accompagno, esco io! Sì, e i soldi mi dai tu i soldi dietro? Buchi di cosa, Io le scrivo subito un'email, scrivo subito sequestro di persona all'appartamento, questo gli dico. Anzi, hai fatto bene? Buono. Oh, non voglio più uno dietro di me, uno davanti di me. Non voglio più uno dietro di me, uno davanti di me, capito? Io esco, state qua. No, un cazzo, ma che non sta dicendo salutare? Che cazzo è? Dopo la violenza, gli ha chiedato i soldi. Sì, grazie di vederci un cazzo. Io esco, scrivo su. Allora. Io sono entrato normalmente, questi mi hanno aggredito. Questo. Uscire da solo, ecco. Che vada pure da buonasera, grazie, arrivederci. State qua lontani dell'angolo, non voglio vedervi! Non voglio vedere lui vicino, porco Dio! Non voglio vedere lui vicino, mi ha dato fastidio, eh? Guarda come mi guarda, stammi lontano! Più lontani! I soldi! Chi non paga i debiti è uno scarafaggio, ricordati! Ok? Avete visto che roba incredibile, porco Dio? Eh? Avete visto? Praticamente, c'è tre merde. Cioè, ho preso un appartamento di Booking, hanno visto il mio nome, come spesso accade, e sono venuti giù, uno sfigato di merda col suo padre, e mi hanno fatto una cosa mostruosa. Cioè, mi hanno praticamente, non volevano che io ci fossi dentro, e se abbiamo spinto il portafoglio, porco Dio.
portafoglio dov'è? Adesso però che succede? Booking, cioè praticamente mi ha fottuto, cioè loro mi hanno rubato i soldi, cioè.